pace e bene a tutti. Ci troviamo nella Santa Casa, la casetta di Maria, venuta qui, trasportata misteriosamente nella notte tra il 9 e 10 dicembre del 1294. Tanti santi e sante sono venuti qui lungo i secoli, nella casa di Maria, ma la casa di Gesù, Maria e Giuseppe. Oggi vogliamo parlare della venuta qui di San Bernardino da Siena, 1380-1444. Un simpatico santo francescano, fu predicatore brillante, sia per dottrina, sia per santità di vita, infaticabile apostolo della devozione alla Madonna e al nome santo di Gesù. A 22 anni entrò nell'ordine dei frati minori osservanti, dove si impegnò a promuovere il ritorno alla più stretta osservanza della regola francescana. La sua fama gli viene dalla predicazione colorita, arguta, appassionata, penetrante, tenuta per lo più nelle piazze d'Italia. Al suo passaggio si risvegliava la pratica religiosa, si notava un sincero ritorno alla fede, gli egoismi si attenuavano, venivano riformati gli ordinamenti sociali e politici in favore soprattutto dei più bisognosi. Il sole di Gesù, il Signore, rappresentato nello stemma del santo, riscaldava le anime, portando nei cuori frutti di pace, di giustizia e di carità. Propagò con fervore la devozione al nome di Gesù. Per rendere più efficace la sua parola, faceva scolpire o dipingere su tavolette o formelle il monogramma del nome di Gesù, IHS, Iesus Hominum Salvator, Gesù Salvatore degli uomini, circondato da raggi a somiglianza di un sole. Il monogramma, proprio inventato da lui, da San Bernardino, si può vedere anche oggi dipinto o scolpito in tantissime chiese, case o portoni dei paesi dove il santo svolse il ministero della predicazione. Predicando percorse quasi tutta l'Italia, rivelandosi come la più famosa voce del suo secolo. L'ultimo suo viaggio fu verso la città dell'Aquila, dove giunse moribondo e circondato da tantissima venerazione. Attorno alle sue spoglie avvennero numerosi miracoli. Nel 1450, solo 6 anni dopo, fu dichiarato santo. Era innamorato della Madonna. I suoi genitori, molto devoti della Madonna, l'affidarono a lei prima ancora che nascesse. Nacque proprio l'8 settembre, nel giorno in cui la Chiesa festeggia la nascita della Regina del Cielo. Maria è nata qui, questa è la sua casetta. Il ragazzo Bernardino crebbe nella fede e nella bontà per essere degno figlio della Mamma Celeste. A lei si affezionò specialmente dopo la prematura morte dei suoi genitori. Un giorno il giovanetto fece una confidenza alla cugina di nome Tobia. Quella che amo è così bella e nobile che nessuna le può essere paragonata. L'8 settembre è per Bernardino uno dei giorni più memorandi
infatti, sempre in quel giorno, nel 1402, vestì il saio francescano. Nel 1403 professò la regola di San Francesco. Nel 1404 celebrò la prima messa e pronunciò dall'altare il suo primo discorso. Tutto perché la Madonna benedicesse e assistesse il suo sacerdozio e il suo apostolato. Nella predicazione insisteva moltissimo perché la Madonna venisse invocata ogni sera al suono dell'Ave Maria. Sappi che come tu la saluti, la Vergine Maria, subito ella saluta te. Ella ti saluta ogni sera quando tu senti suonare l'Ave Maria. O sarai tu tanto villano che tu non saluti lei? Come la saluterai, subito ella ti risponderà. Pellegrino qui alla Santa Casa, la casetta di Maria. San Bernardino pellegrinò a Loreto nel 1427 e nel 1440. Nel periodo tra il 1427 e il 1433 è venuto più volte a predicare nelle Marche, ad Urbino, a Matelica, a Cagli, in Ancona. Da quest'ultima città, dove aveva predicato nella cattedrale, potrebbe essere venuta a Loreto come pellegrino nel 1431. Leggiamo nell'opera Teatro Storico del Martorelli: il glorioso San Bernardino Senese dell'Ordine Francescano e celebre predicatore apostolico, giusto quel che dalle croniche ricava Antonio Salt, fu anch'egli, fra tanti uomini illustri in pietà, a riverire il sacro tempio della Gran Vergine in Loreto. In ricordo di questi pellegrinaggi, il pittore Cesare Maccari l'ha raffigurato in due punti della cupola che sovrasta la Santa Casa, e il pittore, il Bellini, nella cappella dedicata al nome santo di Gesù. Vogliamo dire insieme il saluto angelico: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per intercessione della Vergine Lauretana e per intercessione di tutti i santi e le sante che sono passati qui, scenda la benedizione di Dio l'Altissimo, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace e bene a tutti.